Lillo Certino, liberi consorzi di comuni, a breve anche Licata sarà naturalmente chiamata ad operare una scelta. Qual è il punto di vista della Rifondazione Comunista? Abbiamo fatto un pochino analisi della situazione e vediamo che intanto denunciamo l'assoluto silenzio su questo argomento, che già è qualcosa di molto indicativo, che potrebbe far capire che scelte possono esserci. Noi diciamo che possono esserci diverse opzioni per quanto riguarda la scelta, la nascita del consorzio che va a sostituire la provincia. Possono essere diverse opzioni. Noi siamo fautori di una proposta nostra che può riguardare un certo numero di comuni che possono allinearsi in un progetto comune, lo chiamiamo il consorzio della Valle del Salso, che diventerebbe un soggetto nuovo che si distaccherebbe dalla vecchia provincia di Agrigento, che ci ha dato sempre poco, non si andrebbe a legare a nessun altro centro enorme tipo Catania, Finire Gela, eccetera eccetera, dove saremmo l'estrema periferia della periferia. Invece potremmo portare avanti una progettualità nostra, portando avanti, cercando di migliorare quelle che sono le condizioni socio-economiche di questa valle del Salso, che è sempre stata bistrattata e anzi vista come un pericolo per lo sviluppo delle economie circostanti. Quali sono gli appuntamenti in programma di Rifondazione Comunista, naturalmente per sensibilizzare, crediamo, soprattutto la gente nella scelta? Innanzitutto Rifondazione Comunista ha già avuto degli incontri, diciamo, formali, informali con le organizzazioni politiche più vicine e anche con il Presidente del Consiglio Comunale. Siamo già stati invitati alla prossima conferenza capigruppo che si svolgerà in merito a questo. Questo significa che saremo chiamati anche noi, visto l'azione che stiamo facendo per promuovere il dibattito per quanto riguarda i consorzi. Inizieremo una campagna informativa verso i cittadini, quindi avremo due livelli di attuazione del nostro programma. Uno è quello di rivolgerci alla cittadinanza e spiegargli che finalmente potremmo scegliere di andarcene via da chi, diciamo così, non ha trattato molto bene la nostra città, anzi l'ha usata solo come bacino di voti. E dall'altra parte ovviamente faremo in modo di organizzarci con gli altri comuni che sono interessati, in quanto per intanto si dovrebbe ridiscutere di servizi importanti come acqua e immondizia. E per noi questa è la motivazione originaria, perché al di là di come potrebbe essere strutturato o meno un consorzio, quello che vogliamo cogliere è l'occasione di ridiscutere di acqua e immondizia in questa situazione. Quindi Rifondazione Comunista nell'arco di agosto sarà presente il 9 in piazza e verso la fine di agosto avverrà una conferenza cittadina e molto probabilmente riusciremo a fare, anche tramite il Consiglio Comunale si spera, una riunione con tutti i delegati amministrativi dei comuni interessati per fare in modo che questo passi. Ovviamente questo è per marcare l'azione di Rifondazione Comunista, che in questo momento specifico vuole sottolineare quelli che sono le scelte e i problemi reali di Licata che questa città dovrà affrontare da qua a poche settimane.